Ciao a tutti, oggi vi parlerò della mia esperienza riguardo all'esame di maturità. Prima di cominciare, sono Sofia Alei e il mio canale riguarda sull'intrattenimento, sui vlogs e di poter ispirare molte persone ad essere migliori di se stessi. Di solito nei miei video parlo in lingua filippina, quindi se tu capisci il Tagalog, vi invito a iscrivervi nel mio canale. Per il momento, come ben vedete, io sto parlando nella lingua italiana perché è dedicato soprattutto agli studenti che non hanno ancora fatto la maturità. Però se voi non capite bene l'italiano, posso mettere dei sottotitoli qui sotto. E prima di tutto vorrei farvi sapere che sono entrata con 58 punti, quindi ero molto tesa perché poi i miei professori aspettavano molto da me. Eravamo noi la prima classe che doveva fare la maturità e per fortuna hanno pescato la lettera M, quindi doveva ancora passare nella lettera Z fino alla lettera C prima di poter arrivare al mio cognome, cioè la lettera D del Rosario. Ero arrivata alle 3:30 e avevo aspettato per circa un'ora. Anche se dovevo già iniziare dalle 4 e avevo aspettato altri 30 minuti. Dovete però ricordare di portare un documento perché arrivata lì mi hanno fatto firmare alcuni fogli e dovevo scrivere il numero del mio documento. Avevamo 60 minuti di tempo, però non era molto. Avevo cominciato con l'elaborato presentandolo con il PowerPoint e infatti, come vi ho detto, non è che c'era tanto tempo. Infatti c'era questo mio professore che faceva dei gesti che dovevo sbrigarmi per presentare l'elaborato. Finito l'elaborato ho parlato solo delle cose fondamentali e subito dopo la prof d'italiano mi ha chiesto di analizzare un testo o un lirico montagliano ed era come una semplice interrogazione e ti aiutano davvero i professori. E quindi ho analizzato questo testo e ho parlato anche un po' di pensieri di Montale e soprattutto la parafrasi di questo lirico. Dopo di quello mi hanno dato un'immagine con un breve testo alla quale dovevo leggerlo a voce alta e dovevo già pensare come collegarli nelle varie materie e quindi forse mi hanno dato uno o due minuti per poter riflettere e pensare. Questo testo riguardava sul cibo pulito e di qualità, citato dallo slow food. Quindi ho iniziato con la materia d'inglese con lo slow food, alimentazione con la doppia piramide, sala dalla quantità alla qualità, cucina con lo spreco alimentare e il food cost, storia quello di Gandhi riguardo il digiuno e anche sull'indipendenza dell'India e infine economia riguardo alla pubblicità. Alcuni professori, oltre all'argomento che avevo collegato, avevano chiesto anche altre domande fatte durante il percorso scolastico, durante l'anno, anche se non c'entrava niente riguardo sull'immagine che mi avevano dato ed erano solo curiose per sapere se avevo proprio studiato durante l'anno. Ho risposto alle domande e loro ti aiutano davvero perché sono sempre stati i vostri professori. Come penultima cosa mi hanno fatto leggere un altro foglio per cittadinanza e costituzione. E questo era riguardo sugli articoli che avevo saputo anche collegare con l'agenda 2030 e per ultima cosa avevo parlato del mio percorso alternanza scuola-lavoro o il PCTO e avevo preparato degli slide per quella parte e ovviamente mi ero già preparata prima. Ho scritto un testo su Word solo per me stessa per avere le idee chiare. E vi dico e vi assicuro, se siete sicuri di aver fatto il vostro meglio durante l'anno oppure durante il percorso triennale, andrete bene. Vi ricorderete tutti gli argomenti che avete fatto, basta che li passate. E finalmente, alla fine dell'esame, tutti i miei professori mi avevano congratulato per la mia presentazione e persino il presidente esterno mi aveva fatto gli auguri. Quindi è andato tutto bene e speriamo che avrò il massimo dei voti o almeno per quello che meritavo. E per vostra informazione, io sto registrando questo video oggi sabato 19 giugno. Avevano detto che sapremo come saremo andati quando tutti gli studenti della nostra classe ha finito la maturità. Quindi nella nostra classe finisce questo lunedì 21 di mattina e forse usciranno i punteggi questo lunedì pomeriggio.
e vi farò sapere tutto nella descrizione o nel commento qui sotto. Spero che avete almeno capito la struttura dell'esame di maturità e se vi è piaciuto questo video o se vi è trovato utile, mettete un like e iscrivetevi al mio canale. Questo è tutto, ci vediamo presto, ciao!